Ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E questo è Gigi che è Roblox. E siamo tornati nel nostro fantastico parco giochi. Oggi, come avevamo detto nello scorso episodio, dedicheremo la puntata ai giochi acquatici. Esattamente. E so anche un'altra cosa che ti voglio dire al volo. Ok. Che hanno aggiunto un'altra giostra. Ce l'hanno detto tantissimi nei commenti e me l'hanno detto anche su Roblox. So che c'è una giostra nuova, a dir poco epica. Quindi io direi poi di metterla e di provarla, no? Andiamo a metterla. Subito, sì, subito, sì, prima sì, sì. Del parco acquatico. Esatto, così poi facciamo solo il parco acquatico, ma la sto vedendo, si chiama Gravitron. Cioè, Gravitron. Solo il nome è una garanzia. Oh mio Dio. Sì. Dai, subito, subito, fai il percorso d'entrata, percorso di uscita e vediamo un pochettino. Esattamente, allora, pat, dove sei? Ok, veloci, devo provarla subito. Allora, facciamo così. Un'altra cosa che ci hanno detto a proposito è che possiamo anche provare subito le giostre col testing. Cliccando, esatto, il tester. Quindi, ad esempio, non dobbiamo per forza aspettare che arrivino i clienti, giusto per fartelo sapere. Ma è partita da sola. No, scusa, Abbiamo capito che è una cosa che gira. Ma è di quelle cose che gira, ti fa girare la testa, capito? Sì, esatto. Bellissimo. Si spegne. Scusi. Scusa, fermati. Va, facciamo scusi. Prima ad aprirla, dai. Possiamo entrare, dai? Sì. Scusi. Permesso? Ok. Ah, se clicchi F ti siedi. Oh mio Dio. Ragazzi. Abbiamo già capito. Sarà dura. Abbiamo già capito. Ciao Aaron. E anche Brenda viene spesso, me la ricordo da altre volte. Una cliente. Guarda come si sono piazzati rigidi. Poi sono cubettosi, quindi li vedi così. Capito? Quanta gente che viene. Vai, forza. Tu. Oh mamma mia, già velocissimo. Oh mamma mia. Guarda le mani del nostro personaggio che fanno così. Aiuto. Fammelo vedere anche in terza persona. Oddio, come gira. Devo bloccare la telecamera altrimenti gira troppo. Guardaci. Sì, gira troppo altrimenti. Oh mio Dio. Guarda come siamo felici, yeah. Adesso signor maialino ti vomita addosso. No. Signor maialino non vomita mai, capito? Non lo so. Lui è abituato, vola. Quindi è abituato a questi spostamenti un po' veloci, insomma. Che giostra incredibile. È fighissima però. È diversa dalle altre. Mi è piaciuta anche questa. Ed è bello che ne aggiungano. Perché vuol dire che avremo cose da fare nel parco per sempre. Insomma, per sempre. Esattamente. Allora, aumentiamo un po' il prezzo perché sono già subito tutti un po' troppo interessati. Ok, dai. Allora, andiamo. Poi un'ultima cosa che ti volevo dire, sempre che ci hanno consigliato, okay. È che si può tappare il buco delle montagne russe per bambini che avevamo fatto, perché così risulta anche più figa, capito, la discesa. E come si fa? Non ho idea di come si possa fare. Penso nella modifica del terreno, perché sinceramente... guardali come vanno veloci, bravi. Ok, ma io non ho... Allora, block manipulation. Esatto, ok, trovato. Block manipulation. Trovato. Ta. Okay. E questo rimane come montagna russa. Vedi, è molto più carina perché arriva anche la parte buia e non rimane quel buco. Avevano ragione. Ma la vuoi riprovare? Sì, risulta molto più carina. Vedi come lo stiamo migliorando con i consigli dei consolini. Guarda come esatto. Sta diventando bello il nostro parco. I consolini sanno un sacco di cose utilissime che noi di solito non sappiamo. Cioè, vado dalla tua testa. Ok, io sono pronto. La testa pelata. Guarda, la tua testa pelata. Tu sei pelata. No, non sono pelata. Capitan Jeff è pelato. Capitan Jeff? Sì. Il tuo? Ok. Però non lo voleva dire. Perché ha le piume, non hai capito. Esatto. Capito? Come se fosse pelata. È iniziata? Sì, è iniziata. Ok. Non so quando scende. Neanch'io perché non vedo. Ma sta funzionando? Ok, sì. Sì. Ok. Pronto. Partenza. Dai che andiamo giù. Giù va veloce. Si parte. Poi sì, vedi. Eccolo. È fantastico. Bellissimo. Bella. Buona a sapersi. Questa cosa è fantastica. Questa cosa è davvero fantastica. Posso farti notare un'altra cosa? Cosa? Siamo saliti di un'altra stellina. Wow. Ok, aspetta, guardo anch'io. Tanto ho la possibilità di costruire. Non le abbiamo ancora sbloccate. Ma sei una aspetta. Persona terribile. Io pensavo Achievement don't draw. Quindi sarebbe drone è affogare. Affogare, quindi non quindi non affogare. Quindi forse dobbiamo fare una piscina e tuffarci. Prova, dai, proviamo. Tanto siamo... Ho sbagliato. Cosa hai fatto? Sto comprando cose. No! Sì? Una piccola piscina, tipo qui, così. Ma la facciamo giusto per prova, perché io, ad esempio, avevo intenzione di fare la piscina poi a fianco alle giostre. Ma ne facciamo giostre. Tante di piscine, no?
Vabbè, dai, questa la facciamo per prova, poi nel caso la si leva. Che ti... cosa uno ci sta più... a fare qua una piscina, scusami, capite? Bellissima, è bellissima. Allora, togliamo i blocchi. Ok. Dopodiché dobbiamo aggiungere l'acqua. Allora, voglio mettere l'acqua. Ok, vai. Dov'è? Sulla cosa terreno? Dei terreni. E poi l'ultimo, water. Non vedo niente perché c'è il microfono. Water. Ok. Ok. Adesso la selezioni e la metti dentro. Oh, vai. Oh, mio Dio. Riclicca. Di nuovo? È più alta, vedi? Faccio ancora? No, così, basta. Straripa. Aspetta. Mi butto anch'io. E infatti abbiamo fatto l'achievement, come pensavo. Oh mio Dio. Bellissima la piscina. Bellissima. Glu 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 glu. Guarda, puoi andare anche no, sott'acqua. È fantastico perché ci puoi proprio nuotare. Io pensavo fosse di quelle piscine, a volte lo sai che capita. Sì. Che rimani dritto. E poi guarda una cosa, molla lo space. Il tuo personaggio torna a galla in automatico, è fantastico, cioè bellissima. È fatta davvero bene. E anche l'acqua è molto bellina, molto molto molto. Ok, okay. Io adesso questa piscina la levo però, te lo dico. No, la levo. Dai. Sì, dai, no, lasciala. Lasciamo per ora. Per ora la lasciamo. Vediamo come, tanto perché poi lì ci sarà tutta la strada che porta alla sezione dei giochi acquatici, capito? Non possiamo lasciarla così, diciamo, okay, da solo, perché sennò come ci arrivano i clienti? Allora, è difficile. Ok. Davvero... Allora, ti posso dare una mano? Oh mio Dio. È fatta in questo stile, è quello il problema, capito? Ok. Allora, io l'ho sbloccato, o no? Non ho mica capito, sinceramente. No, non l'ho sbloccato. No, lo sblocco solo io. E perché non mi hai dato l'achievement, scusa? Anch'io mi sono buttata in acqua, perché? Forse ti devi buttare nella tua di acqua. Faccio un'altra piscina. Non lo so, dai, ci penseremo poi a sbloccare le cose. Magari fuori dai videogioco un po' nel mio parco sblocco un po' di cose, okay. Perché magari è una successione gli achievement, non lo so, quindi poi vedremo. Vabbè, ti posso comunque dare consigli. Andiamo allora in altissimo? Eh sì. Moltissimo? Sì, sì, perché esageriamo? Devi fare la discesa in cui poi entri nella piscina, capito? Se le presenti i giochi, sì, giochi d'acqua, no? Ok. Penso che vada bene così. Ok. Ta, ta. E poi curva da questo lato. Stai esagerando tantissimo. Ta, ta. Oh mio Dio. E poi inizia discesa rapida. Ok. Guarda, shbsh, shbsh. Ma è troppo rapida. Shbsh, shbsh. Aspetta, gira adesso. Perché non puoi andare sotto. Andiamo sottoterra. Ok, ok. Andiamo sottoterra. È altissimo. Stile, è andiamo a comandare, però andiamo sottoterra. Ok, andiamo sottoterra, è fantastico. Ok, ho un po' di paura. Non ho idea se funzionerà o meno. Vado? Ti dico. Testing, pronta? Sì, vengo anch'io ovviamente. Ah, inizia a sederti. Ok, mi sono seduta, perfetto. Test. Ci sono. Prima persona. Ok. Vediamo. Questa è la discesa più rapida che abbiamo mai costruito. Allora, ho notato, perché questo lo voglio dire mentre lo costruivamo, che non possiamo far passare la giostra in mezzo all'acqua. Tipo sotto, lì è dove andremo. Abbiamo provato a mettere dell'acqua, ma rimane proprio sotto la giostra, quindi credo che neanche si noterà. Esatto. Quindi, se funziona questo, ho pensato che magari faremo una bella piscina grande in mezzo con qualche alberello che, okay, dia comunque l'idea di gioco. Attenzione, acquatico. Attenzione. Vediamo. Ci siamo ormai. Ci siamo. Oddio. Adesso ci schiantiamo, vedrai. Secondo me è troppo ripida. Guardala. Oddio. Fa pure il getto dell'acqua. Fa il getto dell'acqua. Oh mio Dio, è fantastica. Bellissimo. Vai, 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 vai. Funziona? Ha funzionato. Sì. Sì, sì, è sì. Fantastica. Ho sbagliato di workstation, quindi ti fermi lì per un attimo. Vabbè, dai, è la pausa per non vomitare, ci sta. Ti riprendi un attimino. Vabbè, ma tecnicamente lo sai che quando fai la giostra, dopo che fai la cascata d'acqua ti fermi un secondo e poi riparti. E così davvero, allora, perché... l'ha fatta apposta. Perché giustamente... Sì, 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 era fatta apposta da me. Sì, sì, sicuramente. Comunque, fantastica, funziona! Adesso la dobbiamo decorare e fare una bella piscina. Aiuto! In mezzo. Ok, se ci sei... Allora, di gioco d'acqua c'è solo questo, ce ne sono anche altri. No. Solo questo? Già.
Perlomeno quando io vedo su Water Rides, vabbè, c'è solo però, questo. Però allora voglio far vedere anche qui. Abbiamo fatto questo percorso. Guarda, stanno già sporcando perché non ci sono i cestini. Ma ti sembra? Piazzane due. Maleducati. E poi qua volevo mettere qualche altro punto di ristoro. Magari, non lo so, qualcosa per prendere un gelato. Ok. Comunque ho anche notato che non stanno passando da questa parte. Quindi credo che vada. Ah no, ok, ce l'hanno fatta. Ci avete fatta capire da che direzione si va. Bravi. Io sto controllando che non ci sia qualcosa. Tipo, guarda. Ok, ti sto ascoltando, sì, sto guardando un attimino i cestini sto cercando. Oh mio Dio. Vero? Ma è carino così, sì, lo so. Sì, perché poi è tema acquatico, quindi ci stanno, esatto, le palmette. Oh mio Dio, fantastico. Io non ce la faccio a vedere queste cose, non ce la faccio. Comunque ho notato che abbiamo anche delle fence, cioè dei recinti, quindi volendo certe zone le possiamo anche recintare. Infatti ci stavo pensando anche io. Aspetta, no, facciamo una cosa. Io toglierei i vecchi alberi. Mi è venuta un'idea. Allora, okay, facciamo un recinto qui dietro questi alberi, lo facciamo magari... Allora, è un parco acquatico, quindi ma tu non li vuoi... me... Cioè, io toglierei proprio gli alberi dell'altra cosa che abbiamo fatto. No. Li trovo io un po' reciterei fuori luogo. Cara mia, girati e sbava soltanto per l'idea che ho avuto. Aspetta, sto finendo di fare il recinto, che mi piace un sacco. Che idea hai avuto? Girati e sbava. Aspetta, devo finire, arrivo finendo. Quanti soldi abbiamo? Molti? Sì, per sì, ora dai, sì. Sì, non male. Ok, li ho finiti? Li ho finiti, secondo me è carinissimo. Che stai facendo? La spiaggia? Sì. Oh mio Dio. Ecco. Oh mio Dio. Ecco. Dimmi che non è fantastica. Ma poi mettiamo un recinto anche qua, perché ovviamente no, la spiaggia non può dare sulla strada. Allora cerco un altro recinto. Mi piacciono troppo i recinti, ora che li ho scoperti. Cioè, penso che sarà, capito, sarò l'addetta ai recinti per sempre. Ok. Allora, cosa ci sta bene con questo? È una spiaggia... Abbiamo fatto una zona davvero carina, secondo me. Allora, qui ho messo le indicazioni, cioè okay, giochi acquatici, per far capire che da quella parte ci saranno i giochi acquatici. Hanno già sporcato tantissimo. Ho notato, nemmeno questi disgraziati. Come arrivano qua? Guarda il sentiero, che carino. Guarda la zona spiaggia, vieni. C'è la fontanella per far capire subito che avranno a che fare con l'acqua. Poi una zonettina qua alla destra con un po' di palme, delle rocce molto carine e una fontanella. Guarda le lanterne che ho messo, che carine. Bellissime. Danno proprio l'idea di spiaggia, capito? Con le luci un po' soffuse. Purtroppo non ci sono decorazioni per la spiaggia, perché avrei voluto mettere magari anche qualche seggiola, qualcosa del genere, ma purtroppo non ci sono. Dall'altro lato c'è la piscina che ho fatto io. Un sacco di palme, delle rocce, e poi ho messo questa bellissima fence in acqua. E la piscina, che è anche più profonda rispetto all'altra dove avevamo nuotato. E quindi risulta ancora più bella. E poi con la sabbia ancora più bella sotto. Con la sabbia sotto. E quindi questa è tutta la zona dei parchi acquatici con la piscina. Cioè, vieni un attimo, no, io ti devo dire una cosa, vieni un attimo. Ok. Guardala da qui, guarda che bello. Che cosa? Guarda tutta la zona, che bella, sì, che sì, abbiamo fatto. Perché di solito, guarda, nelle altre parti non siamo stati molto bravi, ma di questa zona io sono davvero soddisfatta, perché secondo me è uscita molto, molto, molto e carina. E se qua mettiamo tutte delle fontane in linea? O fontane oppure, sì, forse un'altra piscina mi sembra un po' eccessiva. Esatto, no? Mentre tipo se noi facessimo ma la facciamo sempre di sabbia? Sì, quello di sicuro. Una roba del genere come risulta? No, troppe, aspetta, oddio, troppe. No, non mi piace, sono bruttine queste fontane. Non c'è altro che si somigli anche a una fontana? No. No, vero? Da, e qua possiamo fare tutta una zona tema pirati, no? Esatto, qua, così? Un po' più qui? Sì, meglio. Spim. Sì. E qui ci sta, perché ci sono un sacco di decorazioni a tema pirati. Qua possiamo fare delle cose davvero carine. Allora, qui dobbiamo soltanto trovare un modo di far arrivare i clienti a questa nave.
Allora, io ci ho provato, guarda se ti piace. Oh mio Dio. Vieni, 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 vieni. Devi entrare. No, no, però aspetta, ci incastriamo perché ci sono le piante. Qua, qua, qua si passa. Come dall'altra parte le devi levare. Perché ho paura che ci incastriamo, che ci si incastra. Dai, sì, è carina. Qua carina. C'è una bella panchina, la gelateria e le fontanelle. Dai, sì, 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 è ti carina. Ti piace? Molto. Giusto, aggiungo due alberelli qua. Tu cosa hai fatto nel mentre? Stavo sistemando questa zona. Ho messo delle panchine, ho finito di sistemare tutto. E no, mi piace, sono molto soddisfatta. È carinissima comunque, siamo guarda, stati bravi. Ancora più bellino. Sì, 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 okay. Sì, 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 bellino. Vediamolo dall'alto. Peccato, perché questi invece ci sono i blocchi di diverso colore, scusami. Perché vorrei capire. Secondo me possiamo sbagarlo, aspetta. Sai che cosa manca? Uh-huh. L'ultima cosa che manca, secondo me, è dei lampioni. Dei lampioni perché esatto. C'è davvero tanto buio. E li puoi mettere qua al ci posto. Ci sono le torce però. Guarda, sono riuscito a sistemarlo. Ok, bravo. E qua metti dei bei lampioni. Questi ti piacciono? Delle torce. Esatto, sono perfettamente a tema. Dai, a tema pirata sono perfetti. Son esattamente. E ne voglio mettere magari anche uno qua. No, aspetta, no, li devo mettere per forza in un pat. Perfetto, che okay, ce l'ho fatta, guarda. Anche qui a fianco alla panchina, magari un altro basta. Qua. Basta, non esagerare, dai. Basta. Dai, no, va benissimo. Almeno è illuminata la zona. È una figata, cioè io non ho parole. Guarda come si siedono, che carini, oh mio Dio. Oh mio Dio, guardali. Sono troppo carini. È bellissimo. E guarda quanta gente è venuta a fare la nave. Quindi hanno capito che c'è un'altra zona, perfetto. Mancherà da sistemare quella, perché ormai questo percorso sì. Dritto è un po' così così. Però va benissimo. Ah, e sai che cosa manca? Uh-huh. I cestini. Vabbè, poi vediamo. Perché lascia, guarda, stanno già sporcando. Non voglio vedere i cestini. Comunque, sistemeremo queste cose. Guarda sono dall'alto. Contenta, tutto sì. Questo è stato creato da noi. Bello. E guarda tutto il parco è bellissimo. Inizia a prendere forma ed avere una forma comunque abbastanza carina e molto. Jefflandia. Molto. Non ci provare. Già. Non ci provare, guarda, ho contribuito tantissimo e non esiste che io possa contribuire a una cosa che si chiama col nome. Continua di a leggere Capitan Jefflandia, no, però no, mi spiace. No. Sono in molto ogni caso, felice. Ci fermiamo così per questo episodio. Prossimo episodio, secondo me, compriamo tutta quella zona e facciamo la montagna russa finale. Assolutamente. Quella che va anche a testa in giù. Insomma. Ci proviamo perlomeno perché quella secondo me sarà molto complicata. Sarà il delirio, però penso che faremo quello nel prossimo episodio, ragazzi. E ci fermiamo così. Beh, ragazzi, diteci così, se ci piace, lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao ciao!